Sveglia, sveglia! La legge c'è e va applicata! Basta con le vostre ingiustizie! Basta venire nei tribunali ad amministrare i vostri pregiudizi personali! Nei tribunali va applicata la legge, va rispettata la legge! Oggi ricade l'anniversario della 54-2006! L'ultima legge che richiama le leggi precedenti sull'affido condiviso, sulla tutela dei diritti dei minori. Legge vanificata e mai applicata. Anzi, è ridicolo leggere quello che si trova nelle sentenze, nelle ordinanze emanate dai giudici dei tribunali. Proviamo all'interno di sentenze come quella emanata dalla dottoressa Emanuela Fontana, la dicitura affido condiviso ma con il divieto di una mamma di avvicinarsi ai propri figli. E allora cosa significa? Che ha messo la parola affido condiviso e quello per lei significa applicare la legge e poi lasciare tutto invariato? L'affido esclusivo a un solo genitore, il padre, e negando a quei bambini l'affetto della madre, negando a quei bambini la serenità di poter vivere con due genitori, una mamma e un papà. No, è l'ora di svegliarci, di scendere in piazza e di venire a riprenderci la nostra libertà, il nostro potere, perché parte della Costituzione è ancora integra ed è quella che dà il potere al popolo. E allora riprendiamoci il nostro potere, mandiamo via queste persone che vengono qui ad alimentare i propri pregiudizi personali per portarsi un semplice stipendio a casa. Suona di mattina la mia sveglia birichina, è d'accordo con il gallo quando spunta il sole giallo. Il rumore, mamma mia, spaventare mi farà, ma la sveglia birichina il dovere solo fa. La puntualmente prende il treno e ritorna quando è sera.